Adesso c'è una nuova linea Grimaldi con la Sardegna, è quella tra Civitavecchia e Olbia, inaugurata proprio in queste ore nel porto laziale. La cerimonia che abbiamo seguito in diretta TV si è svolta a bordo della nave Cruise Olbia prima della sua partenza per il nord della Sardegna. Guido Grimaldi è il direttore commerciale Sciorzi della compagnia Grimaldi. Ma questa è un'ulteriore dimostrazione della nostra ferma volontà di voler investire in maniera massiva sulla Sardegna. Solo qualche mese fa, appunto, in una conferenza stampa del lancio della linea di Livorno-Olbia, facciamo presente la nostra volontà di voler intraprendere una serie di collegamenti, e questa in effetti è la dimostrazione di quello che stiamo facendo, di quello che è il progetto industriale per la Sardegna. I risultati vi confortano? Moltissimo, tanto è che in effetti se questa linea è nata è perché tutto sommato i risultati sono stati talmente positivi che hanno posto le basi appunto per ulteriori iniziative. Cosa chiede soprattutto il mercato e cosa cercate di dare voi allora? Ma il mercato chiede servizio, puntualità, ma soprattutto chiede delle offerte estremamente competitive, perché la Sardegna si è perso milioni di passeggeri negli anni precedenti e perché sono state fatte probabilmente delle posizioni monopolistiche e delle situazioni che non permettevano il decollo. D'altronde i risultati del porto di Golfo Aranci, Olbia e Porto Torres dimostrano che le nostre iniziative hanno permesso una crescita esponenziale da un punto di vista passeggeri. La novità è stata salutata con molta soddisfazione da Pasqualino Monti, commissario dell'autorità portuale di Civitavecchia. Si rafforza il legame con la compagnia, col gruppo Grimaldi. Sì, questa è un'ulteriore, diciamo così, linea che si va ad aggiungere alle tante già mete, insomma, che la Grimaldi tocca nel Mediterraneo da Civitavecchia, partendo da Civitavecchia. È un elemento di ricchezza aggiuntiva per il nostro porto, come ho avuto modo di dire in conferenza stampa. Siamo felici del fatto che Grimaldi abbia deciso finalmente di rompere il tabù con la Sardegna, quindi con le mete storiche della Sardegna, qual è il porto di Olbia. Siamo fiduciosi perché i primi 3 mesi hanno fatto segnare una crescita del traffico, quindi i tradizionali collegamenti non bastavano più, e siamo soddisfatti ancor di più perché Grimaldi si consolida al primo posto per la nostra Port Authority quale cliente dello scalo di Civitavecchia. I progetti di sviluppo di Grimaldi certo non si fermano qui e riguardano da vicino anche la nostra regione, la Toscana. Obiettivo: conquistare metà del mercato, anche passeggeri, dei collegamenti con la Sardegna. Ecco cosa ci ha detto in diretta ancora Guido Grimaldi. E noi dal 1° di giugno partiremo con la Cruise Smeralda, che è praticamente una nave già facente parte del nostro gruppo, una nave molto importante che ha una capacità di 1800 passeggeri e 2000 metri lineari, che insieme alla Zeus Palace praticamente darà un pluripartenza giornaliera dal porto Labronico verso Olbia. Quindi un raddoppio sostanzialmente. E in buona sostanza un raddoppio, quindi partenza mattina e sera da Olbia e viceversa. Con numeri, insomma, con prospettive da record in teoria. Noi quando ci muoviamo sempre per fare, diciamo, le cose per bene. Questo è quello a cui noi, diciamo, ambiamo e auspichiamo. I risultati raggiunti sulla linea Livorno-Olbia in effetti hanno reso possibile anche la crescita e la nascita di questa linea Civitavecchia-Olbia. Quindi se oggi siamo qui per brindare a questo importantissimo evento, questa, diciamo, importante iniziativa da Civitavecchia-Olbia, e se brinderemo il 1° di giugno probabilmente a raddoppio della linea Livorno-Olbia, tutto questo è reso possibile dalla bontà dei numeri che stiamo appunto facendo.